Salve a tutti ragazzi, questo è un altro commentary di Raccoon il Procione. Allora, vi dico subito di non aspettarvi una partita online perché questa è una partita di sopravvivenza su Mission, che è una delle mie mappe preferite. E allora, ho scelto di fare sopravvivenza perché? Per due motivi. Il primo è perché, non lo so, non lo so perché mi andava di fare sopravvivenza e l'ho fatta, anche perché mi ero stufato di fare sempre video sull'online e quindi ho voluto un po' cambiare, no? E il secondo motivo è perché mi è scaduto l'abbonamento Gold e quindi anche volendo la partita online non la potevo fare. Detto questo, mi è venuta in mente una cosa, ragazzi. Ma di questi tempi, secondo me, è un'opinione personale, le donne non avranno dei gusti un po' difficili? Faccio così per chiederlo perché io ho fatto un'osservazione, no? Magari guardando i film, no? Mi è venuta questa cosa in mente. E ho riscontrato questa particolarità. Ho notato che in tutti i film in cui uno dei protagonisti, o comunque il protagonista, se magari è uno solo, vuole far colpo su una donna o una ragazza, deve al 99% delle volte rischiare la vita. Perché? Perché noi dobbiamo rischiare la vita per avere una ragazza? Perché? Io non me lo spiego. Allora, vi faccio un esempio, no? Per dimostrarvi che non sono un pazzo e non sto sparando cazzate. Voglio farvi l'esempio, no? Perché mi sono scritto anche su un foglio. No, ragazzi, adesso veramente prendetemi per pazzo sul serio, perché al posto di un foglio ho scritto gli appunti su un cartoncino Bristol. E quindi mi trovate qua davanti al computer con un cartoncino Bristol in mano a leggere. Vabbè. A parte questa macabra immaginazione di me stesso. No, dicevo, mi sono scritto questi appunti perché erano abbastanza i titoli dei film e non me li ricordavo. Quindi, ho fatto un po' di ricerche, no? E ho suddiviso i tipi di film secondo i generi. E ho scelto, per esempio, di prendere 5 generi, perché sennò poi diventavano troppi. Ho preso fantascienza, supereroi, commedia, avventure e azione, no? I più classici. E ho preso un film per ogni tipo. Adesso, seguite il mio ragionamento. Prendiamo la fantascienza, no? Come film io ho preso Independence Day, che io sono un appassionato di quel film e mi piace tantissimo. E ho notato una cosa. Per chi l'ha visto, non vi siete accorti che uno dei due protagonisti, per rimettersi insieme alla ex moglie a fine film, è costretto ad andare insieme a Will Smith nello spazio con una navicella aliena pilotata da loro, dentro la nave madre aliena con una bomba atomica sotto al culo? Ma mi pare giusto! Ma perché mi pare ovvio che la ex moglie, quel poveraccio, non lo cagava più se non salvava al mondo da un'invasione aliena imminente, no? Ma mi pare ovvio! Cioè, non sta in piedi questa roba, ragazzi! Non sta in piedi! Poi c'è la categoria supereroi, no? Il genere supereroi, va bene. Dico supereroi, voi cosa vi viene in mente? A me mi è venuto in mente Spider-Man. Quindi si prende Spider-Man. Ora, questo disgraziato, che non mi ricordo il nome della ragazza di cui si era innamorato, comunque voi lo saprete di sicuro, quindi non scrivetelo nei commenti perché tanto non mi interessa. Questo disgraziato, per far innamorare la ragazza che gli piaceva, anche se involontariamente, aspetta, come si fa a dirlo? È sta... Aspetta. Insomma, è stato punto da un ragno radioattivo. Magari non l'ha voluto lui, questo ve lo concedo. Però se non veniva appunto da quel ragno radioattivo, questa ragazza lui non lo cagava neanche di striscio. Ma mi pare giusto. Cioè, non è che sono un po' pretenziose le donne di questi tempi? No. Poi magari nella realtà non sono così, però nei film io ho riscontrato questa cosa qua. Che poi noi per esempio ci lamentiamo del realismo dei giochi. Ma pensiamo a lamentarci al realismo delle storie dei film, per favore. Invece di lamentarci dei videogiochi, guarda che merdate tiran fuori. Poi, guardando la categoria commedia, io mi sono subito ricordato, mi è subito saltato in testa un film che insomma, ogni anno
ripropongono a fine serata, no? Verso le 9, insomma, in prima serata. E si chiama Ti presento i miei, con lo stesso attore che ha fatto Una notte al museo. Adesso, chi non l'ha visto, gli consiglio veramente di guardarselo questo film, perché c'è da ridere e da piangere allo stesso tempo. C'è da ridere perché è una cosa che non è comico, è di più, questo disgraziato c'ha tutte le sfighe di questo mondo. Ed è da piangere non perché è una storia triste, ma perché appunto c'ha tutte le sfighe del mondo. Cioè, te non sai se ridere o piangere di questo poveraccio. Fatto sta che si chiama Ti presento i miei perché lui è fidanzato con una donna e la vorrebbe sposare. Solo che prima di farlo vuole essere gentleman e vuole chiederlo a suo padre, e quindi lei organizza una cena con i suoi, no, con tutta la famiglia. Io, ragazzi, non vi dico cosa succede in questo film. C'è una tortura mamma mia, perché in ogni commento devo fare i fail di dislessia? Maremma miseria. No, stavo dicendo, perché bisogna fare le figure di merda? Bisogna rischiare la vita, bisogna avere i superpoteri, eccetera, per una ragazza. Perché? Non basterebbe, ne so, un mazzo di fiori, una frase dolce. No, bisogna essere supereroi. E va bene, rischiamo la vita tutti i giorni. Poi ho preso anche la categoria avventura, in cui il primo titolo che mi è saltato all'occhio è Librarian. Anche questo è uno dei film che fanno in prima serata, no? Tutti gli anni. E hanno fatto Librarian 1, 2 e 3. Quello che mi è saltato in mente di più è stato ovviamente il primo, perché questo disgraziato è stato scelto nella libreria di New York per preservare il segreto di tutti i tesori che ci sono, tipo la Excalibur, l'Arca dell'Alleanza, tutta roba che si pensa sia soltanto mitologica, invece nel film la fanno esistere per davvero. E in pratica in questo film questo poveraccio deve prendere 20, no, c'ha 22 lauree, ragazzi, sentite questa, c'ha 22 lauree e lo mandano in una missione praticamente suicida. Ecco, scusate questo pezzo che l'ho velocizzato, perché cioè va bene fare il gameplay di sopravvivenza, che già volevate magari quello online e vi ho deluso, se poi vi faccio sorbire tutta la battaglia con gli elicotteri vi spallate proprio. Quindi questo c'ha 22 lauree e lo mandano tipo, non lo so, in Indonesia, li fanno girare mezzo mondo con una ragazza accanto, che tra l'altro, diciamolo, è bella, diciamolo, è bella. Questo qua se ne innamora. E questa qua per tutto il film non lo caga neanche. Poi alla fine rischia la vita e lei se ne innamora. Allora diventa una storia d'amore. Ma guardate un po', non ha niente di simile rispetto agli altri film. No, neanche un po'. Che questo non è che rischia soltanto la vita. No, non gli basta. Questa vuole anche che lui rischi la vita, ma sia anche un secchione con 22 lauree, niente di meno. E per ultimo ho scelto la categoria azione. Adesso qui arriviamo al limite del paranormale, ragazzi. Neanche al limite del normale, al limite del paranormale. Perché ho scelto Mission Impossible. Il 2, Mission Impossible 2. E non so se l'avete già visto, ma tanto di sicuro ne avete sentito parlare. O comunque quote di No Scope, ragazzi, quote di No Scope. E se non l'avete visto, ve lo riassumo veramente in brevissime parole. E in pratica c'è questo virus chiamato Chimera, che è stato inventato da una grande industria farmaceutica, che è sostanzialmente letale. Il virus più letale mai esistito, perché l'hanno creato, mi pare, facendo una miscela di tutti i peggiori virus mai esistiti, tipo Ebola, malaria, tutto insieme hanno messo. Hanno fatto un macello. E poi hanno creato l'antivirus. E il loro piano era quello di vendere, di spargere questo virus per il mondo, per poi vendere l'antivirus e fare un botto di soldi. Comunque è sempre la stessa storia. Questo qua deve sventare questo attacco terroristico, e per farlo ha bisogno dell'aiuto di una ladra. Non vi dico la ladra com'è, perché immaginatevi se a Tom Cruise gli davano la ladra brutta, ma neanche per idea. E niente, in pratica gli danno questa ladra come alleata, e fino a fine film non succede niente. Cioè, lui si vede che magari ci prova, eccetera, però non succede assolutamente niente. Alla fine questo qua che deve fare? A momenti si ammazza, perché fanno una scazzottata con un... cioè, Tom Cruise col nemico del film fa una scazzottata che dura tipo 30 minuti, una cosa che non finisce mai. Rischia la vita
e gliela salva a lei. Allora, allora è storia d'amore, eccetera. Ma se metti caso questo qua andava tutto il film a cercare di, non lo so, di sventare questo attacco e poi non ce la faceva, allora non valeva più un cazzo. Mi pare giusto, la ladra non l'avrebbe cagato neanche di striscio, ma vi pare a voi? Insomma, detto questo, è stata una osservazione che ho fatto, no? Diciamo così, che mi è venuta in mente, no? Ogni tanto ci sono questi momenti in cui si pensa, pensieri profondi, che vi sedete sul letto a guardare il niente. Ecco, io mi metto a pensare a ste puttanate qua da dire nei commentary. E niente, l'unica osservazione che posso aggiungere è... Ah, qui PS, mi aspetterà un round contro un Juggernaut fatto soltanto a Quick, però questa è un'altra storia. Niente, l'unico film, dicevo, in cui io mi ricordo che due persone, cioè il protagonista e la protagonista, si innamorano per davvero, senza che succeda niente di letale, tra virgolette, è, non prendetemi per il culo, Titanic. Perché è l'unico film che io mi ricordo in cui questi due protagonisti si innamorano prima di rischiare la vita. E poi indovinate chi ci rimette fra i due? Il ragazzo. Perché lei si deve salvare. È una nobile di merda e lei si deve salvare. Ora non è che ce l'ho con i nobili, però dai, in quella scialuppa ci stavano 45 persone e ne hanno fatti salire 10. Soltanto perché c'avevano più soldi. Andiamo. E ci deve rimettere Leonardo DiCaprio. Oi oi, mi sembra di essere una di quelle pettegole della domenica, no? A parlare dei film. No, via ragazzi, stiamo rincretinendo. E poi volevo aggiungere anche un'ultima cosa, che d'ora in poi caricherò video molto 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 meno spesso a causa appunto dell'università, perché ovviamente con tutto lo studio che ho da fare potrò connettermi su Xbox, dico se va bene, due volte al mese, tre volte al mese, non di più, quindi non sperate che riesca a fare tanti video. E poi, come vi ho già anticipato all'inizio, mi è scaduto l'abbonamento Gold, quindi non so quando e se lo rifarò. Ve lo dico fin da subito. E boh, il commentary è finito con un Quick, il 20° che gli facevo a quel Jugger di merda. Questa partita su Sopravvivence finisce qui. Il procione vi saluta, ragazzi. See you later. E ragazze, siate meno pretenziose. Ciao ciao!